Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Bentrovati al consueto appuntamento con il format Fondazione CRC Informa. Domenica 8 ottobre la Fondazione CRC con il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, hanno inaugurato presso la chiesa di San Giuseppe ad Alba la mostra Enzo Cucchi dalle collezioni del Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, a cura di Stefano Collicelli Cagol, che è qui con noi in frequenza. Ben trovato. Buongiorno e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Che cosa possiamo dire di questa mostra? Dunque, è una felicissima congiunzione che ha portato due opere di Enzo Cucchi, che è uno degli artisti di punta della transavanguardia italiana e che è ancora una figura di riferimento per le giovani generazioni e per il sistema artistico italiano, ad Alba, nella chiesa di San Giuseppe. Ed è una felice, dicevo, occasione perché la chiesa di San Giuseppe è una chiesa estremamente carica di memorie, visto che sorge su fondamenta molto antiche, e parte anche di un teatro romano, mura medievali possono essere ritrovate e poi una decorazione barocca, che hanno contribuito quindi a creare una sorta di stratificazione anche temporale ma anche storico-artistica all'interno della chiesa, che ben dialoga con due grandi pitture di Enzo Cucchi, che è uno degli artisti italiani che contemporanei che più ha anche il senso della tradizione, della storia dell'arte, e quindi nelle sue opere non solo le tecniche ma anche i riferimenti immaginari, che hanno una forte carica, anche un forte legame, si confrontano con i maestri del passato, del passato più recente, come per esempio Malevich o Osvaldo Licini, ma anche di artisti come per esempio il Greco. Sicuramente quindi è un dialogo tra presente e passato che viene esaltato da entrambe, la chiesa con la sua storia e le opere di Cucchi con i suoi riferimenti. Le due opere in questione sono Coraggio, che è stata fatta nel 1998-1999, e la seconda opera invece Pioggia Sante, 1987. Entrambe le opere hanno una forte caratterizzazione anche quasi sacrale, anche se non si riesce bene a cogliere immediatamente la sacralità, nel senso che non ci sono magari dei segni riconoscibili, eppure allo stesso tempo sono dense e cariche di questo senso del sacro. Sono composte da pittura a olio, ma anche hanno dei materiali entrambe che, come per esempio Incoraggio, delle piccole luci e poi una striscia di cartone, mentre in Pioggia Sante delle barre di ferro e una luce al neon posta sulla parte posteriore del quadro, che contribuiscono anche a capire come si sono aggiornate le tecniche anche tradizionali, come la tecnica pittorica. Con il XX secolo sempre più artisti hanno iniziato a guardare il quadro non più semplicemente come uno spazio bidimensionale, ma anche uno spazio dove altri materiali potessero contribuire alla creazione di nuovi immaginari. E la creazione proprio di nuovi immaginari è quello che ha sempre interessato Cucchi, che vuole creare una sorta di connessione tra il visitatore, la visitatrice e l'opera d'arte, che dunque deve essere scoperta, deve essere anche lasciata libera di esprimersi, quindi di suggerire, di dare delle suggestioni a chi è di fronte e anche di creare delle proprie storie. E quindi per esempio in Coraggio vediamo queste bellissime vallate verdi che ricordano le colline marchigiane dove l'artista è nato, ma anche per esempio lo stupendo paesaggio delle Langhe, e allo stesso tempo ci sono delle piccole luci che possono essere viste sulle creste di queste colline, che talvolta sembrano quasi delle montagne e ricordano anche la tradizione un po' delle feste paesane con i fuochi, però anche qualcosa di forse un po' più oscuro, come gli incendi che si vedevano negli sfondi dei quadri rinascimentali, quasi sempre a ricordare che comunque sullo sfondo della civiltà prendeva sempre la possibilità della distruzione. Poi c'è questo corpo, e di cui si vede solo il busto e il volto, e una mano rosea che quasi sta toccandogli il naso, che ricorda un po' anche
passi del Vangelo, per esempio la parabola del buon samaritano. Mentre Pioggia e Fante, che è il quadro opposto all'interno sempre della Chiesa, quasi è una sorta di pioggia santa, come queste piogge di luci che si vedono spesso nelle chiese anche o nell'iconografia cristiana quando l'intervento divino sta avvenendo, quindi questi raggi di sole che invece in questo caso sono rappresentati dalle barre di ferro e dei piccoli fori dal quale traspare molto tenue questa luce al neon. E quindi quasi a riflettere su come la temporalità della luce e la spazialità della luce si possano essere poi anche entrare direttamente in contatto anche con i visitatori, insomma, e quindi con il nostro spazio-tempo. E sono due opere che sono poste una di fronte all'altra, veramente hanno creato uno specialissimo momento all'interno della Chiesa di San Giuseppe ed anche frutto di questa felice collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea. Direi che non ci resta che ricordare fino a quando questa bella mostra sarà visitabile. Sì, la mostra è visitabile fino all'8 dicembre, quindi invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a visitarla. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buona visita a tutti. E dopo aver ascoltato Stefano Colicelli Cagol, curatore della mostra Enzo Cucchi dalle collezioni del Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, ricordiamo che giovedì 12 ottobre alle ore 18 presso l'Open Baladen di Cuneo si svolgerà il secondo aperitivo pop d'artista organizzato dalla Fondazione CRC in concomitanza alla mostra Io non amo la natura, pop art italiana dalle collezioni della GAM Torino, allestita nella vicina ex chiesa di San Francesco. Protagonista dell'evento questa volta sarà Ugo Nespolo, di cui sono esposti in mostra ben 4 opere. Nel corso dell'incontro l'artista piemontese dialogherà con Riccardo Passoni, curatore della mostra e vice direttore della GAM di Torino, e tutti i partecipanti avranno la possibilità di incontrare l'artista. Naturalmente, per chi lo desidererà seguire, l'artista e il curatore accompagneranno il pubblico in una passeggiata in mostra proprio nell'ex chiesa di San Francesco per scoprire dal vivo le opere e gli argomenti affrontati. Ricordiamo inoltre che la mostra sarà aperta al pubblico dalle 15:30 alle 23 fino al 22 di ottobre. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.